Questo video si basa tutto sul contenuto di questo pacco. Alvoreto è molto scettico, perché non ho capito perché l'ha comprato. Però se viene è una figata. Dai. E praticamente Alboreto voleva provare a canticchiare la sigla. Prima dietro, adesso la... Incredibile. Tanto oggi, Gio. Non riesco più a girare. Gio, sai che il video quello imparo Backstreet 36 in un giorno? È tipo a 130.000 view. Beh, ti ho portato io tutti questi. Ecco, grazie. Tanto a te che ci si cacca. Ma appunto. Allora. È giunto il momento dell'unboxing. Alla buon'ora! Voglio vedere le vostre facce quando unboxo questo pacco. Ti devi spaventare! Dai, oh, muoviti! Dalla consistenza, cosa potrebbe essere? Una maglietta. C'è un appendino. È una camicia. Io me lo fermo, grazie. Ecco. Apri. Apri. E volevi! Vole, guarda che fascia! Ah. Ma dai! Cos'è? È un nuovo meme! Cos'è? Tu puoi metterti il corpo. Sta bene, guarda. Tot è diventato un green screen. Diventi l'alieno di Thomas Lemoine. In realtà ho comprato questo costume green screen verde. Hai pure speso dei soldi per sta roba. Sto parlando io? Perché mi ha ispirato un video che ho visto di Efrem Stubb, dove faceva vedere effettivamente come usare al meglio questo abbigliamento, non so come, questa tuta, per rendere il personaggio trasparente. Quindi ho detto, ma perché non farlo anche con la bici? Cioè, nel senso, immaginarsi proprio la bici che salta da sola senza la persona sulla bici. Quindi se venisse sarebbe una figata assurda. Però siccome non so se viene, devo provare e da qui dipenderà la riuscita o meno del video. Tra l'altro la spesa è irrisoria, perché costava tipo 22 euro, che vi lascio anche in descrizione tra l'altro questa roba. Se viene 22 euro super ben spesi. È vero, c'hai ragione. È vero, potremmo darlo al pazzo, così ragazzi sparisce finalmente dal par, perché non ne possiamo più di vedere. Da vivo 92 minuti di applausi. C'è la cernierina dietro. Secondo me sì, ci sta. Madonna, con le dita, con le dita. Va bene, sono pronto a sudare. Vado. Oh mamma mia. Oh mamma mia, mamma mia. Devo provare a infilarmi dentro. Adesso è dura, sì. Adesso è durissima, impossibile. Quasi impossibile. Quasi impossibile. È senza fori. Non c'è spazio qui. Troppo vicino. Bravi, ce la fa. È entrato, no. Non ci credo. Non ci posso credere. No, cosa ha fatto? Non ci posso credere. È impossibile. Bravo. Allora, siamo pronti. Devo dire che la cosa bella è che si vede un po' attraverso. Non è proprio cieco, non si vede benissimo. Cosa ne pensi, Albi? Ma si commenta da solo, secondo me. Ma sto benissimo così. Non sono sexy. Dai, Albi, proviamo. Proviamo in piano. E però edito e vediamo se funziona. Perché se non funziona e finisce qua il video, non lo faccio neanche. Cioè. Adesso sostanzialmente facciamo una prova in piano, proviamo a riprendere semplicemente che passo, provo a editarlo e vediamo se funziona in piano. Si può pensare magari di fare sui salti questo lavoro, giusto? No, adesso raga, editiamo però vestiti normali, dai. Sono veramente curioso, ragazzi. Non sono completamente confidente, perché so che ci possono essere un po' dei problemini con le luci e anche col fatto che magari un pezzo del corpo è davanti alla bici, eccetera, eccetera. Proviamo a editare queste prime clip. Molto molto semplici. Pensate cosa viene. Pensate cosa viene se funziona una figata. Un po' di difficoltà ci sono, ovviamente. Come dicevo, il problema è l'angolazione di ripresa e le luci. Però non è così male in realtà. Adesso direi che facciamo pausetta, cibo perché abbiamo famina. Vediamo. Oh oh, folletto. Dai, che buono. Sapete qual è il problema, ragazzi, adesso dopo mangiato? Ci sono, boh, 30 gradi. Però questo è alto per YouTube's. Giuro che sono io, Giuro che sono io. Okay. In faccia ci si vede attraverso. Però per fare i trick. Adesso vedo, provo a fare prima a
provare l'effetto in pump track. Siccome, come avete visto nel video che vi ho fatto vedere prima, il problema è che avendo una gamba davanti, il telaio ovviamente è coperto. Quindi cosa abbiamo pensato? Per far vedere la bici che lo stesso fa la pump track senza di me, io praticamente faccio un giro in pump track messo così. Okay. In can can, attenzione. Così voi vedete tutta la bici. E poi l'obiettivo è fare qualche tricchettino, appunto, magari sui panettoni. Sono intimorito da questa cosa. Ah, mi raccomando, ovviamente lo sto facendo anche senza casco, cosa da non fare assolutamente. Ma per la riuscita di questo esperimento e per il video devo provare a fare questa cosa senza casco. Se no, ovviamente col casco si vedrebbe il mio casco volare. Limitiamo il più possibile il riding, cerchiamo di fare tutto alla prima. Sapete cos'è la cosa più difficile in realtà? Il risultato non so esattamente come sarà, spero che sia venuto giusto. Questo è il risultato. Quindi abbiamo un po' di gente così. È come girare nudi in questo momento. Però ragazzi, per YouTube questo è altro. Quindi mi raccomando. Allora ragazzi, quando arriveremo a 100.000 like, lo facciamo in centro a Milano. Di massima media. Ivo ha fatto buon una buona input. Proposta. Esatto. Se arriviamo a facciamo 20.000 like, posso pensare di andare in centro a Milano così. Non ho sentito bene, dov'è? In centro? In centro a Milano. A Milano, ok, adesso l'ho sentito. Se facciamo 20.000 like, ragazzi. Allora, il problema vero e proprio è che adesso sui panettoni abbiamo triccato con la ripresa da davanti, perché se lo facciamo da di fianco, il problema è che, essendo io sulla bici, come vi ho detto, nasconderei un pezzo di bici. Quindi l'unica tipo di ripresa per non nascondere la bici è da davanti. L'obiettivo è ora fare appunto questi 3-4 trick. Però vi assicuro, ragazzi, che cioè questo c'ha mica gli occhi, ragazzi. Quindi cosa ho fatto? Allora, i primi trick li ho fatti veramente così. Poi però per te, lui, che proprio non riuscivo a capire bene le distanze da terra. Quindi è strano, perché io atterravo ma non me l'aspettavo di atterrare. Quindi ero molto cieca. Ho chiesto a Mauro se con un elastico mi teneva, con questo elastico mi teneva la, tutta la tuta qua dietro molto più tirata, in modo tale che rimanesse più tesa. Tenendola più tirata si vede decisamente meglio. Però ragazzi, noi l'abbiamo fatto in un contesto veramente particolare e estremo. Senza casco non si salta. Come sono andati bene questi 4 salti, basta, non rischiamo ulteriormente, perché la testa è la cosa più importante da proteggere. Quindi sempre il casco. Però spero che, non so come è risultato, è quello il problema, ragazzi. Io spero che voi abbiate spero visto. Che sia venuta bene, che spero possa che sia piacere. Venuta bene, che il mio editing sia funzionante e le mie idee siano funzionanti. Alla peggio questo video non verrà nemmeno caricato, no, e quindi abbiamo spiegato una giornata. Ho fatto la figura dello scemo per un altro giorno davanti a queste persone che non conosco. Atleta professionista di slopestyle, terza nel campionato del mondo. Cioè, così. Non ci sono, sentite la mia voce, ma non ci sono. E così ricompaio, così non ci sono. E così ricompaio. Quindi ragazzi, avete capito che con questa tuta ci si può divertire parecchio facendo anche altri tipi di video. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questa idea che ho avuto. Tra l'altro tengo a ringraziare Efrem, vi lascio il suo canale sotto in descrizione, perché è lui che mi ha dato questa idea, perché ho visto un suo video dove faceva vedere questa tuta e da lì mi è venuta sostanzialmente l'idea. Lasciate un like, perché like, 20.000 sono cavoli di Torquato. E lì ci terrò a tenere su sempre, per non farsi riconoscere. Questo con anche un sacchetto di cartone. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, perché io vedo dalle statistiche che molti di voi non si sono iscritti al mio canale ma guardano i miei video. Quindi mi raccomando, iscrivetevi. La campanella è fondamentale, perché le notifiche, molte volte YouTube manca la notifica, non vi arriva la campanella. Siete sicuri al 100%?
ci vediamo prossimamente.